l'ultima lezione, vi ricordate questa bigraf che tenta di riassumere un po' i vari tipi di interazioni che si possono appunto immaginare tra GX su un campione e i vari effetti che si possono osservare come prodotto di questa interazione, effetti che possiamo appunto misurare nel laboratorio e da questi effetti riuscire ad avere informazioni sulla struttura del sistema. In particolare abbiamo visto che appunto ci sono due grandi classi di processi, cosiddetti processi di assorbimento, nel quale appunto il fascio di raggi X viene assorbito e il trasferimento dell'energia dei fotoni nel fascio di raggi X al campione produce tutta una serie di processi che possono dar luogo per esempio all'emissione di quelli che noi chiamiamo fotoni fluorescenti, che sono appunto dovuti all'eccitazione di un elettrone che ha assorbito il fotone incidente in uno stato di energia superiore, la deeccitazione di questo elettrone e quindi la conseguente emissione di un fotone fluorescente oppure di un elettrone di vario tipo, alta energia cinetica oppure cosiddetti elettroni UG che sono sempre dovuti alla transizione, come vedremo, degli elettroni del sistema a diversi stati elettronici. Oppure possiamo avere casi di scattering in cui il fotone incidente di fatto non è assorbito nella sua totalità, può essere parzialmente assorbito o addirittura diffuso con una perdita di energia che può essere anche zero e che appunto ci dà un altro tipo di informazioni, notamente in particolare quella sulla struttura del sistema. E appunto nel caso di diffusione ci si riferisce ai differenti processi, appunto il processo elastico in cui non c'è perdita di energia del fotone incidente ma soltanto una variazione della sua direzione in uscita dal campione, processi inelastici nel quale appunto l'energia è parzialmente trasferita dal fascio incidente al sistema e quindi la produzione sia di elettroni con un'energia cinetica più elevata che di fotoni con una perdita di energia, oppure dei processi risonanti in cui appunto si accoppiano, come vedremo, i processi di assorbimento con i processi di diffusione. Tramite il movimento possiamo dire che in generale quello che noi facciamo è un'eccitazione di un elettrone in uno stato differente e conseguentemente il processo di assorbimento ci può dare informazioni di eccitazione per elettroni all'interno del sistema e quindi accedere a informazioni sulla struttura elettronica degli stati di un certo sistema. E invece tramite processi di scattering in cui appunto si modifica la traiettoria e l'energia dei fotoni incidenti si può accedere a tutta una serie di altre informazioni che in genere hanno molto più a che vedere con il posizionamento degli elettroni all'interno del sistema, posizionamento che poi di fatto è determinato dalla posizione degli atomi a cui questi elettroni appartengono. E conseguentemente tramite lo studio dei processi di diffusione uno può risalire a delle proprietà strutturali, quindi alla disposizione geometrica in tre dimensioni degli atomi che formano il sistema studiato. Allora, la lezione è organizzata in due parti: uno, riuscire a capire come si accoppiano i fotoni con gli elettroni e in un secondo tempo vedere come questo accoppiamento effettivamente ci permette di studiare gli stati elettronici e la struttura. Questo è un esempio molto semplice, quello di quello che si chiama appunto un oscillatore armonico accoppiato. Immaginiamo due pendoli e fra questi due pendoli mettiamo una piccola molla che con una costante elastica relativamente bassa. Intuitivamente possiamo immaginare degli stati che sono relativamente semplici, per esempio lo stato in cui questi due pendoli oscillano perfettamente in fase e quindi di fatto la molla non è sollecitata.
Oppure il caso opposto in cui i due oscillatori oscillano perfettamente in antifase e conseguentemente la molla viene aperta o chiusa. Ecco, queste sono due condizioni estreme che possiamo visualizzare in termini molto molto semplici e in realtà se uno fa l'analisi matematica di questo sistema vede che effettivamente esistono queste due soluzioni dell'oscillazione in fase e dell'oscillazione fuori fase. L'oscillazione in fase è dovuta al fatto che la molla praticamente non è sollecitata, la frequenza di oscillazione appunto del pendolo dipende appunto dall'accelerazione di gravità, dalla lunghezza del pendolo ed è completamente indipendente dai parametri della molla. Nell'altro caso in qualche modo la molla deve entrare perché viene sollecitata, viene allargata o compressa, estesa o compressa, e quindi dall'analisi matematica si trova che effettivamente questa seconda frequenza ha un valore più elevato e dipende dalla costante che caratterizza la nostra molla. E come vedete, se io mando questa costante a zero, quindi praticamente rendo questa molla sempre sempre più debole, ritrovo lo stesso risultato. Ecco. Questo è un concetto fondamentale nella fisica, che ritroviamo nella fisica classica, nella fisica quantistica. Il professore, il suo nome era Signorelli, che purtroppo ora non c'è più, qualcuno di voi forse mi ha sicuramente conosciuto, io ho fatto lezioni di fisichetta proprio in quest'aula, e diceva una cosa nel suo romano Spinto: i fisici hanno capito una cosa sola, l'oscillatore armonico. E in un certo senso ha piuttosto ragione, perché l'oscillatore armonico effettivamente è un elemento chiave che ritroviamo nella fisica in tantissime applicazioni. Ora potete immaginare che una cosa del genere è interessante perché di fatto accoppia due sistemi che sono indipendenti e con una costante di accoppiamento che è determinata da questa molla, uno li rende dipendenti uno dall'altro, che da renderli dipendenti, di fatto significa permettergli di scambiare energia. Ed è esattamente quello che succede. Se io adesso prendo tempo uguale a zero, sposto uno dei due oscillatori alla sua posizione di equilibrio, questi due oscillatori cominceranno a oscillare in un modo così a prima vista sembrerebbe imprevedibile. In realtà quello che si può dimostrare che effettivamente il particolare moto che verrà indotto nel sistema dipende da quelle che noi chiamiamo le condizioni iniziali, vale a dire come io inizio il moto di questi due oscillatori dando una certa energia a uno di essi, per esempio o a entrambi, spostandoli alla loro posizione di equilibrio e poi lasciando il sistema evolvere per proprio conto. Quello che si può dimostrare è che infatti per una certa condizione iniziale il moto di questi due oscillatori è perfettamente prevedibile ed è descrivibile con una sovrapposizione di oscillazioni che sono appunto o alla frequenza omega più, che è la frequenza più bassa, o alla frequenza omega meno, che è la frequenza più alta, e qualsiasi data una condizione iniziale sia in grado di predire esattamente il moto di questi due oscillatori. E infatti, se prendiamo come coordinata che ci permette di descrivere alfa del vettore rosso, si può dimostrare che appunto alfa e beta oscilleranno con il prodotto di due funzioni sinoidali, due funzioni oscillanti, una che è una combinazione lineare positiva delle due frequenze normali, delle due frequenze di base del sistema, moltiplicata per un'altra funzione oscillante dove compare invece la differenza di queste due funzioni. E come vedete l'unico parametro che si ha è R. Questo R essenzialmente si può descrivere come il rapporto fra gli angoli iniziali dei due oscillatori. Una volta che io conosco l'angolo iniziale sono perfettamente in grado di predire
il moto di questi due oscillatori. E questo si vede in questo piccolo diagramma, dove si, nelle ordinate c'è l'angolo, alfa e beta, alfa in blu e beta in rosso, e nelle ascisse c'è il tempo, in questo caso 10 secondi. Vedete che se io parto a tempo uguale a 0 con un angolo finito per il rosso, qui sono scambiati i colori, in questo caso il blu, parto a t uguale a 0 con un valore finito dell'angolo rosso, quando l'angolo blu è a 0 e lascio il sistema oscillare, questo sistema evolve e come vedete le oscillazioni rosse piano piano si riducono e dopo circa 5 secondi vanno a 0, mentre le oscillazioni blu aumentano di ampiezza e praticamente acquisiscono l'intera energia che prima era nell'oscillatore rosso. Questo sembra una cosa banale, però è una cosa di un'importanza enorme, perché adesso noi possiamo immaginare di estrapolare il sistema a più oscillatori, un numero infinito di oscillatori, e tentare di descrivere il sistema, che effettivamente ci si riesce. Dati n oscillatori si avranno n frequenze, n modi normali, e si è in grado con questi nomi in linea di principio, se uno non va appunto ad infinito, perché diventa estremamente non pratico fare questo tipo di calcoli, ma di fatto abbiamo la capacità di predire in modo molto preciso l'evoluzione del sistema, date le sue caratteristiche fisiche e le condizioni in cui il sistema si trova a un certo momento. Come facciamo allora a estrapolare tutto ciò al mondo degli atomi, alla meccanica quantistica? Ecco, questa bibliografia l'ho mostrata alla prima lezione, ed è appunto un estratto di un bellissimo lavoro di Fermi, dedicato appunto negli anni 30, per delle lezioni che ha dato negli Stati Uniti, in cui di fatto parte esattamente lo stesso principio. Per rendere la cosa ancora più visibile, invece di considerare due oscillatori armonici, uno che rappresenta il campo di radiazione e un altro che rappresenta il campo degli elettroni, lui prende il caso di un oscillatore armonico, un pendolo e una corda, come una corda di chitarra che è sollecitata anche quella vibra, e dice: benissimo, questi sono due sistemi che non si vedono, come possiamo immaginare appunto l'elettrone all'interno dell'atomo come di qualche oscillatore che con più costanti di forza che si muove all'interno dell'atomo, e possiamo considerare appunto il campo dei fotoni come una corda vibrante che ha una certa energia che permette appunto queste vibrazioni, possiamo immaginarla come un numero di fotoni, e nello stesso modo possiamo immaginare appunto di avere una terza componente, che è quella che riaccoppia i due sistemi. Una componente che naturalmente è piccola, in quanto i due sistemi mantengono una loro individualità, ma è estremamente importante in quanto questo accoppiamento permette effettivamente ai due sistemi di scambiare energia. Questo è il discorso classico, un pochino più ampio, del sistema dei due oscillatori che abbiamo visto prima. Quindi, tramite una volta appunto che sia in grado di descrivere il moto di un sistema e di un secondo sistema, introducendo una qualche forma di accoppiamento fra questi due sistemi, è possibile appunto che questi due sistemi comincino a scambiare energia e quindi cambiare il proprio stato di moto e il proprio stato fisico, e questo è grazie appunto a questa energia di accoppiamento, questa hamiltoniana di accoppiamento, come viene propriamente detta, che permette appunto ai due sistemi di cominciare a vedersi in un certo senso. Leggendo quello che Fermi ha scritto, c'è la referenza nella bibliografia successiva, gli è interessato quando andarsi a vedere questo bellissimo articolo. Appunto, uno può immaginare che l'assorbimento di un fotone è il trasferimento di energia dalla corda di chitarra che è in moto a un pendolo che è in uno stato stazionario, quindi che è immobile, che possiamo considerare come uno stato fondamentale del mio atomo, e appunto la capacità della corda di trasferire energia all'oscillatore e mettere l'oscillatore in movimento, si può immaginare come appunto il processo di assorbimento di un fotone.
E nello stesso modo il processo inverso, come l'emissione di un fotone da un sistema atomico eccitato, il quale perde energia per ritornare al proprio stato fondamentale e emette un fotone. E appunto questo è l'articolo di cui vi parlavo, appunto Review of Modern Physics del 1932. Ma il grande contributo di Fermi, appunto, in questo articolo, che poi appunto da questi semplici esempi classici si passa appunto alla descrizione quantistica di questo tipo di processo, lui è in grado di derivare quella che viene chiamata tutt'oggi la regola d'oro di Fermi-Dirac, perché praticamente fu ottenuto in modo abbastanza indipendente, anche con una descrizione matematica molto differente, sia da Fermi che da Dirac, che ci permette di calcolare la probabilità che un sistema, per esempio un sistema elettroni più fotoni, che a un tempo t uguale a zero si trova nello stato I, per iniziale, possa trovarsi dopo un certo tempo in uno stato N, uno stato nuovo, questo calcolo di questa probabilità per unità di tempo, come vedete, dipende da una parte costante, che appunto dove riappare la costante di Planck, che ha le dimensioni di un'energia per un tempo al denominatore, e gli stati iniziali e finali, che sono dei numeri puri, cioè non hanno dimensione, e questo termine P, che ha le dimensioni di un'energia, e infatti un'energia divisa un'energia per un tempo, questa probabilità ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, vale a dire la probabilità di unità di tempo che un certo processo avvenga. Questa P non è nient'altro di quello a cui ci si riferisce come l'hamiltoniana di interazione, o la perturbazione che è in grado di accoppiare i due sistemi che altrimenti non sarebbero in grado di interagire. Trasportato a tutto quello che abbiamo discusso nelle lezioni precedenti, abbiamo visto come la meccanica quantistica, con tutto il suo meccanismo, sviluppa il concetto di funzioni d'onda, appunto degli stati del sistema che mi descrivono dove posso trovare in termini probabilistici il mio sistema, ma che nonostante il fatto che il sistema si possa trovare in più posizioni o in una distribuzione spaziale con una certa complessità, tutte queste differenti posizioni effettivamente sono caratterizzate dallo stesso insieme di numeri quantici, fra cui tipicamente l'energia, ma anche altri che possono essere il momento angolare che determina appunto la simmetria nel caso atomico di queste funzioni d'onda, o in uno stato di spin, o in uno stato tale per cui nell'interazione con un campo esterno, che può essere un campo magnetico, il sistema si deforma in modi particolari. E quindi nel caso degli atomi consideriamo appunto uno stato stazionario con una certa energia totale, lo stato iniziale I, che è determinato dall'insieme degli orbitali atomici dove gli elettroni sono appunto contenuti, sia di core che di valenza sono quelli che appunto permettono di formare il legame chimico, e la funzione d'onda totale di questo stato dipende dalle coordinate nello spazio e nel tempo di tutti questi elettroni contenuti. Il quadrato di questa funzione d'onda corrisponde appunto alla funzione probabilità di trovare il sistema con una certa distribuzione spaziale in cui la carica dei vari elettroni è definita da certe coordinate. Quando io appunto accendo l'azione, che è la presenza del mio fotone, del mio campo elettromagnetico, quello che faccio è appunto accoppiare il campo elettromagnetico con gli elettroni in questo stato I, perturbarli quindi, e permettergli appunto di scambiare energia con il campo di fotoni, e una perturbazione che è debole
l'energia di legame che mantenga l'acquistato. Posso anche immaginare, si fa con campi estremamente alti, di uscire da queste situazioni che chi voglia appunto perturbative in cui si applica la regola d'oro di Fermi, ma a quel punto le interazioni sono talmente forti che per esempio non sono più in grado di parlare di atomi. Per esempio qualcuno di voi avrà sentito parlare del plasma. Il plasma è appunto un sistema nel quale io sono in grado di separare la carica positiva dalla carica negativa, mantengo la neutralità del sistema, non posso, ma non posso più descrivere i miei elettroni come un residuo degli orbitali atomici di cui stiamo parlando. Quindi una piccola energia, una piccola perturbazione rispetto ai potenziali che determinano gli stati atomici, ma sufficiente per potermi accoppiare con il campo di fotoni e quindi di poter scambiare energia con il campo fotonico. E quindi questa formula che mi permette appunto di riuscire a calcolare in base alla conoscenza degli stati stazionari del mio sistema, la probabilità che il sistema formato dall'insieme dei miei elettroni e dei miei fotoni, da uno stato iniziale I si possa spostare a uno stato finale N. Per completezza vi do la parte un pochino più formale, semplicemente per poter sviluppare eventualmente queste idee un pochino più a fondo. Interessati, sarà un piacere parlarne. Quello che vediamo qua è la Newtoniana del sistema, elettroni e fotoni. Questa Newtoniana è derivata da una formulazione che è la formula, l'equazione di Dirac, che è una cosa estremamente importante nella fisica appunto degli anni del secolo scorso, degli anni 20, anni 30, anni 40, che ha proprio appunto luogo alla teoria del quantum electrodynamics, la QED, in cui appunto si è stati in grado di considerare il sistema fotoni più elettronico di un unico sistema. Uno rispetto delle condizioni dettate dalla teoria generale della relatività. Dirac è stato in grado appunto di ottenere questa famosa equazione, che è un'equazione lineare e che fa nascere in modo del tutto spontaneo dei gradi di libertà come il grado di libertà dello spin, quindi questo grado di libertà di cui abbiamo parlato nella lezione scorsa, che era stato introdotto di fatto per poter spiegare tutta una serie di osservazioni, Dirac è riuscito a derivarlo da principio di Newton, la sua teoria, e facendo il limite debolmente, cosiddetto debolmente relativistico di questa equazione, che vuol dire debolmente relativistico, che si prendono soltanto i termini dell'ordine V su C, dove V è la velocità tipica degli elettroni, e si assume appunto che questo V su C, che è naturalmente sempre in minore di 1 perché gli elettroni non possono mai raggiungere la velocità della luce, è decisamente inferiore a 1 per la maggior parte degli elettroni del mio sistema, e in base a questo limite si ottiene questa espressione, detta appunto la Newtoniana del sistema elettroni più fotoni, in cui appunto P è l'impulso dell'elettrone, che è classicamente il prodotto della massa per la velocità dell'elettrone, e la carica dell'elettrone, cioè la velocità della luce, quindi questo V su C è una costante. A è il cosiddetto potenziale vettore, che deriva dall'equazione di Maxwell e che descrive appunto il campo elettromagnetico, e VdR è un potenziale esterno che agisce sugli elettroni, praticamente quello che può rappresentare il campo coulombiano determinato dai nuclei degli atomi all'interno del sistema. Sviluppando questa relazione, noi vediamo che appunto che nascono una serie si accoppiano. Come vedete, questo prodotto di P per A è un termine in cui i gradi di libertà dell'elettrone
si accoppiano con i gradi di libertà del campo elettromagnetico. Ugualmente nasce un altro termine che è proporzionale al quadrato del campo elettromagnetico, dove è descritto appunto questo potenziale vettore A. Ma questo termine quadratico in A è anche proporzionale, come vedete, al quadrato della carica degli elettroni, è inversamente proporzionale a questo m qua, l'energia sugli elettroni. Questo termine è estremamente importante perché, come vedremo, è quello che dà luogo allo scattering dei fotoni. Di fatto non è altro che dirci che questo tipo di interazione che esiste fra il campo fotonico e il campo elettronico avviene localmente dove l'elettrone si trova. Fare questo termine nel quadro come la posizione in cui si trova la carica e quando c'è questa carica, in presenza di un campo elettromagnetico, nasce questo tipo di interazione che accoppia le coordinate dell'elettrone con il campo elettromagnetico. Mentre quest'altro tipo di interazione con la sua coniugata sono delle interazioni che accoppiano non la posizione del campo degli elettroni con il campo vettore, ma accoppiano lo stato di moto dell'elettrone, quindi la velocità dell'elettrone, in campo elettromagnetico. E quindi si trovano appunto questi due termini, che sono due, poi ce ne sono in realtà altri, ma diciamo questi sono i più importanti, appunto in questo limite di U su C. Se noi andassimo a un ordine successivo ne troveremmo tutta un'altra serie in cui entrerebbe anche lo spin, e questi sono quelli più rilevanti e noi ci concentreremo su questi due, che permettono appunto di accoppiare il campo dei fotoni con il campo degli elettroni. In un caso, accoppiando il potenziale vettore con la velocità, lo stato di moto degli elettroni, in un altro caso con la posizione degli elettroni. Quindi queste sono le due famose hamiltoniane interazioni che permettono di accoppiare il campo degli elettroni con il campo elettromagnetico e quindi uno scambio di energia che poi sono quindi alla base del tipo di esperimenti che verremo a fare utilizzando i raggi X. Utilizzando appunto questa termine di accoppiamento o hamiltoniana interazione P dot A, o A dot P, che è appunto il prodotto scalare del potenziale vettore del campo elettromagnetico per il vettore momento dell'elettrone, in base a questo termine è possibile descrivere un processo di assorbimento. Noi infatti possiamo vedere che se noi mettessimo uno stato iniziale e uno stato finale, entrerebbe in gioco tutta una serie di discorsi sulla struttura del sistema, in questo momento non ci prendiamo troppo in questo tipo di processo, in questo tipo di descrizioni, ma ci limitiamo a comprendere il processo nel modo più semplice, vale a dire se noi abbiamo inizialmente un atomo che è nello stato fondamentale, vale a dire i suoi elettroni occupano gli stati energetici più bassi. All'arrivo di un fotone con una certa energia, un elettrone in un certo stato viene eccitato in uno stato vuoto. Questo è possibile in modo efficiente unicamente se l'energia, la differenza di energia tra lo stato iniziale dell'elettrone e lo stato finale dell'elettrone è esattamente uguale all'energia del mio fotone. E questo processo è appunto un processo di assorbimento che mi permette di praticamente far scomparire il mio fotone di lunghezza d'onda lambda, dove lambda corrisponde a un'energia uguale alla differenza di energia di due stati elettronici. Quindi se io faccio un processo in cui cambio la lunghezza d'onda del mio fotone, a un certo punto vedrò che l'assorbimento del mio fotone sarà più alto a una certa energia del fotone, che l'energia a cui due stati del mio sistema si trovano uno rispetto all'altro in energia. Anche il processo inverso è possibile. Immaginiamo, per esempio, di aver emesso
con un fotone iniziale un elettrone da uno stato profondo. Quindi abbiamo trasferito l'energia del mio fotone all'elettrone che è stato che si ritrova in uno stato energetico con un'energia uguale alla sua energia iniziale più l'energia del fotone, e praticamente un posto disponibile in questa shell, in questo stato elettronico, dove l'elettrone non c'è più. Ma intorno ci sono tutta un'altra serie di elettroni che si trovano in stati energetici più elevati. Quindi è possibile, se le regole di selezione o di simmetria lo permettono, che un elettrone da uno stato di energia più elevato decada in questo stato vuoto, in questa buca, e facendo ciò riduce il proprio stato energetico e crea un fotone esattamente con l'energia pari alla differenza di questi due livelli. E questo tipo di processo si chiama appunto emissione di un fotone, la tecnica appunto X-ray emission spectroscopy, mentre qui è X-AES, X-ray absorption spectroscopy. In questo caso un fotone è assorbito e un elettrone è inviato in uno stato energetico più elevato, mentre nell'altro caso in presenza di uno stato vuoto profondo all'interno dell'atomo, un elettrone da uno stato più esterno decade nello stato più profondo, quindi abbassa il suo livello, il suo stato di energia, e per la conservazione dell'energia emette un fotone con un'energia esattamente uguale alla differenza di questi due livelli. E questo processo si chiama processo di emissione. Stesso modo, appunto, la hamiltoniana esiste dal punto di vista magnetico una cosa che nel dettaglio dovremmo entrare in una discussione matematica molto molto più complessa, che non si può certo fare nel poco tempo a disposizione, però uno nota una grossa differenza tra le due hamiltoniane interazioni. Una è questa P dot A è lineare nel campo fotonico. Ritorniamo indietro, appunto, queste sono le due multiniaie di accoppiamento. Quello che salta subito agli occhi è che una è lineare in A, l'altra è quadratica in A. Una è lineare e possiamo interpretarla sempre come posizione dell'elettrone e P come stato di moto dell'elettrone, e anche lineare nelle coordinate che caratterizzano l'elettrone, mentre la seconda è quadratica nella descrizione coordinata dell'elettrone. Che cosa significa? Significa che di fatto questo si può trattare in modo molto molto preciso in quella che è chiamata la seconda quantizzazione, come dico non ci voglio entrare in questo momento. Noi possiamo vedere che una hamiltoniana di questo tipo, essendo lineare in A, crea o distrugge un fotone e cambia lo stato di moto, lo stato in cui si trova un elettrone. Se noi andiamo in una situazione in cui è quadratica, come qua, possiamo estrapolare lo stesso tipo di ragionamento dicendo che in questo caso nel sistema coesistono due fotoni e due elettroni, e infatti questi essendo al quadrato, e infatti nel processo di scattering noi abbiamo una situazione in cui l'elettrone e il fotone nello stato iniziale hanno caratteristiche ben precise, mentre nello stato finale hanno caratteristiche differenti, e tutta l'informazione sul nostro sistema si ricava tentando, utilizzando questo tipo di accoppiamento e l'osservazione sperimentale, di capire, conoscendo il sistema nello stato iniziale, come il sistema nello stato finale è stato modificato. E di fatto un processo di scattering è proprio questo, perché nello stato iniziale abbiamo un fotone e un elettrone in certe condizioni, nello stato finale avremo di nuovo un elettrone in condizioni differenti da quelle iniziali, ma avremo ancora un fotone che esce dal nostro sistema e viene rilevato dai nostri detector, che ha cambiato il suo stato di energia e di direzione dovuto all'interazione con il campo di elettroni.
E questo appunto fa anche capire la differenza, se volete, tra assorbimento e diffusione, in cui appunto in un caso il numero di elettroni e il numero di fotoni cambia, mentre nel caso dell'assorbimento il numero di elettroni rimane lo stesso, ovviamente in stati diversi, ma il numero di fotoni può effettivamente cambiare, in quanto un fotone può essere o assorbito e quindi distrutto, o emesso e quindi creato. Allora, vediamo ora di parlare un pochino del processo di scattering. Il processo di scattering appunto è quando un fascio di raggi X va sul mio sistema di elettroni, per esempio un atomo, e questi raggi X sono diffusi in direzioni differenti da quelle iniziali, quindi c'è un cambiamento di direzione del fascio di raggi X. E in particolare qui consideriamo un processo di scattering elastico, vale a dire che l'energia dei fotoni entranti è uguale all'energia dei fotoni uscenti. Si distinguono per questo caso, tipo di processi due casi limite, il cosiddetto scattering coerente o scattering Thomson. Cosa vuol dire scattering coerente? Lo scattering coerente è quando, per esempio, descrivendo il mio elettrone all'interno dell'atomo come un oscillatore, di fatto possiamo descrivere, così è stato fatto anche classicamente, che il campo elettromagnetico del fascio di raggi X che arriva sul campione mette in oscillazione questo elettrone, e questo elettrone a sua volta comincia ad emettere luce, e se la vibrazione, la frequenza di vibrazione di questo elettrone è la stessa della frequenza di vibrazione del campo elettromagnetico del fotone incidente, anche i raggi X emessi dagli elettroni saranno alla stessa energia. E in questo senso appunto si parla di scattering coerente. Ovviamente se si parla di scattering coerente ci sarà anche uno scattering incoerente, e nel caso di uno scattering incoerente c'è di nuovo un fascio di raggi X che arriva sul mio campione, sui miei elettroni, interagisce con gli elettroni, viene diffuso a un angolo differente dall'angolo di incidenza, e oltre a questo c'è una perdita di energia, vale a dire il mio fotone diffuso a un certo angolo φ ha un'energia, quindi una lunghezza d'onda, differenti da quello iniziale. Se è arrivato con lambda si ritrova per esempio con un'energia inferiore pari a un lambda più grande, e quindi una variazione delta lambda della lunghezza d'onda iniziale. E si può mostrare che questa differenza di lunghezza d'onda si può calcolare guardando appunto alla geometria di diffusione. In base all'angolo φ, una volta misurato l'angolo φ, il delta lambda si può appunto connettere con una costante che si calcola in base alle caratteristiche del sistema. Qual è la differenza fondamentale tra questi due processi? In questo caso il mio elettrone è legato, quindi in qualche senso la trazione del nucleo mi permette di descrivere questo elettrone come un oggetto che posso assimilare a un oscillatore, che viene messo in oscillazione al campo elettromagnetico, e in base a tale oscillazione comincia a emettere anche lui, perché si comporta come un dipolo. Mentre in quest'altra situazione io posso descrivere l'elettrone come di fatto una particella che non vede nel momento di interazione con i raggi X l'atomo, quindi posso quasi descriverlo come un elettrone libero, e descrivo il processo di interazione fra il fotone e il mio elettrone veramente come il colpo di una palla di biliardo. Quindi quando io arrivo con una palla con una certa energia, vado su una seconda palla, questa palla prende una parte dell'energia della palla iniziale e si sposta in una certa direzione, questo qui sarà il mio elettrone, ma automaticamente anche la palla iniziale cambia di direzione e cambia di velocità.
E questo è un processo appunto che io chiamo incoerente, in quanto questa luce emessa anche essa dall'interazione con l'elettrone ha a questo punto una perdita di energia che è determinata dalla cinematica del sistema. Ma vedremo entrambi i casi un pochino più nel dettaglio. Quindi vediamo di capire come possiamo descrivere questo accoppiamento in modo un pochino più preciso e che tipo di informazioni possiamo cominciare a ottenere da questo tipo. Allora, questa viewgraph pure mi pare che l'abbiamo vista, cioè contiene degli elementi che abbiamo già discusso, le equazioni di Maxwell, in cui appunto il famoso potenziale vettore viene direttamente connesso al campo magnetico B, al campo elettrico E. Non voglio entrare dentro al tante, viene descritto appunto da delle funzioni oscillanti che oscillano sia nello spazio con una frequenza che è di fatto 1 su R su lambda o K che non è nient'altro che 2π greco su lambda, e oscillano nel tempo con una frequenza omega, e questo omega e K sono legati fra di loro per una costante che è di fatto la velocità della luce. La stessa cosa vale per il campo elettromagnetico e per il campo magnetico, scusate, e per il potenziale vettore. Uno può dimostrare che in base a questo tipo di equazione, questo tipo di espressioni appunto permettono di descrivere perfettamente il campo elettromagnetico il magnetico in assenza di un campo esterno. E di nuovo, per prendere qualche numero, quando siamo nei raggi X appunto consideriamo lunghezze d'onda che sono appunto dell'ordine dell'angstrom, vale a dire di un decimo di nanometro, quindi un decimo di millesimo di metro, e energie che sono dell'ordine di qualche decina dell'ordine di 10 kilo electron volt, qualche decina di keV. Infatti ha un angstrom, un raggio X con lunghezza d'onda di un angstrom ha un'energia appunto di 12,4 kilo electron volt. La differenziazione fra raggi X duro e raggi X molli l'abbiamo vista l'altra volta, e anche quando parliamo di frequenza, la frequenza di raggi X con 12 keV corrisponde appunto a delle oscillazioni dell'ordine di 2,4 10 alla 18 secondi alla meno 1, o hertz, exahertz. Quindi diciamo il periodo di oscillazione nel tempo di raggi X è estremamente corto, come vedete qua, parliamo di 10 alla 18 Hz. Quindi i tempi di interazione e i tempi in cui il campo di raggi X e i nuovi elettroni scambiano energia sono estremamente brevi, cioè sono tempi appunto nella scala degli attosecondi. E vedremo che questa è una cosa molto molto importante per il tipo di macchine che si stanno studiando oggi, in cui appunto si tenta di produrre degli impulsi con questo tipo di scala dei tempi. Ci si riesce in modo abbastanza routine oggi con i laser, ma appunto a energie molto basse, energie del visibile, energie dell'ordine 10 volte inferiori a quella dei raggi X, e ci si comincia ad arrivare anche con i raggi X grazie ai ferri. Quindi, se vogliamo immaginarci la reazione elettromagnetica in generale, ma in particolare i raggi X, appunto prodotti per esempio da una sorgente di luce sincrotrone, vediamo appunto che in assenza di un campo esterno, in assenza di cariche, la radiazione elettromagnetica descritta in questi termini, cioè nella gauge di Coulomb che abbiamo visto prima, è fatta da onde perfettamente trasverse, vale a dire oscillazioni nel campo elettrico e nel campo magnetico perpendicolari alla direzione di propagazione dei raggi X. E vediamo anche che c'è un altro grado di libertà: io posso scegliere in che direzione ho il campo elettrico, il campo elettrico e il campo magnetico per le equazioni di Maxwell sono perpendicolari fra loro.
Ma io posso ancora scegliere, cioè la libertà di poter dire in che direzione è il mio campo elettrico. La direzione del campo elettrico è determinata da questo vettore epsilon, che è il vettore polarizzazione. Praticamente io, per descrivere completamente un campo elettromagnetico, devo saperne appunto la lunghezza d'onda, e a quel punto so anche la frequenza, perché appunto, come sappiamo, lambda e t sono legati da c, lambda è uguale a c per t, l'intensità, che è il numero di fotoni, o quella cosiddetta degenerazione del mio fascio di fotoni, cioè quanti fotoni, che sono appunto dei bosoni e quindi possono stare nello stesso stato quantico, quanti fotoni ho a quella frequenza, e l'altra informazione è qual è la componente rispetto a una direzione x e una direzione y che io ho scelto, e questa componente è chiamata la polarizzazione del mio fascio di fotoni. Naturalmente posso avere, una volta che ho questo nuovo vettore, posso avere tutta una serie di combinazioni, tra cui per esempio la cosiddetta polarizzazione circolare, in cui la direzione della polarizzazione cambia nel tempo in modo rotativo. Allora, questo qui è un fascio polarizzato circolarmente, può essere polarizzato in modo destrorso, appunto seguendo una vite che si avvita verso destra, o sinistrorso, vale a dire una vite che si avvita verso sinistra, oppure lo posso descrivere come una componente nel piano x e una componente nel piano y. Di nuovo, esattamente come oscillatore che avevamo visto prima con 2 gradi di libertà, qui pure ho 2 gradi di libertà perché posso scegliere x e y, e qualsiasi stato lo posso scrivere o come la sovrapposizione di due componenti nella direzione x e nella direzione y, o come due componenti di polarizzazione circolare in un senso e polarizzazione circolare nell'altro. Questo di nuovo per far capire l'importanza di questi concetti di stati di riferimento. Se dovessimo guardare la nostra natura e pensare che cos'è un'onda piana, che cos'è un'onda sferica, eccetera, di nuovo appunto l'onda piana possiamo immaginare il mare quando la tempesta, che vediamo queste onde che appunto si propagano. In realtà si propaga l'onda con una velocità di fase, ma in realtà la massa, quindi l'energia, si propaga molto molto meno. Un'onda piana appunto sono delle onde che sono appunto descritte da una combinazione di un termine coseno e un termine seno con una relazione di fase di 90 gradi. Appunto, questo è il mio immaginario, e se facciamo il quadrato di questa funzione, quindi la probabilità di trovare un'onda piana, vediamo che la probabilità è 1 indipendentemente da dove mi trovo, da qual è il valore di z, no? Che è la direzione appunto, di oscillazione dell'onda. E quindi praticamente mi trovo in una situazione con l'onda piana, che l'onda piana è un qualche cosa che esiste ovunque, qualsiasi onda io prendo, la quantità di onda piana che c'è in quel volume è zero, però se integro su tutto il volume infinito immaginabile, ottengo 1. Quindi questa è la caratterizzazione dell'onda piana. Un'onda sferica, che cos'è un'onda sferica? È un qualche cosa che invece ha una certa ampiezza in un certo punto, ampiezza che va all'infinito, perché se r è uguale a 0, vale a dire all'origine di quest'onda, e mano a mano che io mi muovo dall'origine, l'intensità di questa onda decresce con, per esempio, una legge del tipo 1 su r. Questa è appunto l'onda sferica, e se ne faccio il quadrato vedo che c'è questo termine b quadro su r quadro, quindi di nuovo trovo che la probabilità di trovare quest'onda all'origine è infinita, però appena questa origine io gli do una dimensione fisica dovrò integrare su quel volume e troverò una quantità finita, che è appunto l'integrale di b quadro su r quadro sul volume che mi interessa. Ma quello che caratterizza l'onda sferica è che mano a mano che io mi muovo dall'origine, la densità delle particelle, la densità di trovare quest'onda decresce come 1 su r quadro.
Quello che è molto interessante appunto è vedere come io posso interagire con questi fronti onda, partendo appunto da un'onda piana, per esempio trasformare un'onda sferica, in base appunto a delle caratteristiche che sono in grado di modificare la propagazione del mio fronte d'onda. Cose che appunto di nuovo troviamo in natura, per esempio questa è quasi un'onda piana, qui c'è una piccola strettoia, vedete come si forma l'onda sferica. E questo appunto è il fenomeno della diffrazione, per esempio questo è un esempio tipico che si fa appunto con un laser che è in grado su una dimensione spaziale piuttosto elevata di riprodurre una propagazione di onda piana, una dimensione spaziale trasversa piuttosto elevata. Se io ci metto un piccolo buchino, una pinhole, a questo punto l'interazione dell'onda piana con la pinhole fa sì che quello che riesce a passare in realtà è un'onda sferica generata dalla pinhole stessa. Perché dico tutto questo? Proprio per tentare di visualizzare come possiamo comprendere il processo di diffusione elastica di un'onda, un'onda elettromagnetica, un'onda di raggi X nel momento in cui interagisce con un sistema di elettroni. E qui è esattamente quello che abbiamo appena detto, vale a dire se io prendo un'onda piana con una certa polarizzazione e la mando su un elettrone all'interno di un atomo e assumo che questo elettrone sia legato all'atomo da una piccola molla che gli permette di allontanarsi, quindi se volete una forza che più tento di allontanare l'elettrone e più la forza diventa forte e più l'elettrone si avvicina al centro dell'atomo più diventa debole, quindi di fatto una specie di oscillatore, una specie di pendolo in cui appunto questa costante di forza ne caratterizza l'oscillazione. L'elettrone viene messo in oscillazione dal campo dell'onda piana incidente. Un elettrone in oscillazione che cos'è? Una carica che si muove nello spazio e chiaramente si muove alla stessa frequenza del mio campo elettrico. Quindi di fatto io comincio ad avere un dipolo, cioè un'oscillazione di una carica elettrica alla stessa frequenza di quella dell'onda elettromagnetica. E quindi voi vedete bene che queste sono le condizioni ideali per immaginare appunto come un fascio incidente di raggi X descritto da onde piane viene trasformato nel momento in cui interagisce con gli elettroni all'interno dell'atomo in una serie di sorgenti puntiformi delle dimensioni degli elettroni di onde sferiche. Ed è esattamente in base al fatto che poi ogni elettrone diventa un emettitore di onda sferica che possiamo capire come la direzione dei fotoni incidenti, del campo elettromagnetico incidente, viene deflessa e diffusa nello spazio dalla nube di carica di elettroni che c'è all'interno dell'atomo. Questa è una descrizione classica, diciamo anche abbastanza fenomenologica, in cui appunto si fanno una serie di assunzioni e partendo appunto da un campo elettrico di onda piana dei raggi X, io grazie alla presenza dei miei elettroni ho prodotto una serie di sorgenti puntiformi di onde sferiche, ognuna centrata sull'elettrone che ha interagito con l'onda piana dei raggi X. Quindi questo è un modo che ci permette di descrivere il processo di scattering. In realtà, se guardate, poi in realtà quello che noi andiamo a fare è andare su un campo molto lontano dal mio singolo atomo dove per esempio ho una lastra fotografica o un detector di altro tipo che gli permette di vedere come è spazialmente distribuita la densità di radiazione che se non avessi il mio atomo sarebbe praticamente un fascio incidente non perturbato. Se io ci metto l'atomo dentro, l'atomo perturba la propagazione di questi raggi X, producendo tutta una serie di raggi X che sono diffusi a angoli differenti e questa diffusione appunto è dovuta all'atomo e
comprendendo gli elementi che hanno determinato questo tipo di diffusione, io posso risalire alle caratteristiche dell'atomo. E infatti si introducono dei concetti molto generali, che sono appunto il concetto di sezione d'urto, sigma, in cui appunto è una quantità sperimentale, in cui io calcolo per un certo flusso incidente, cioè per un certo numero di particelle che mi arriva sul mio campione, il numero totale di particelle che sono diffuse per unità di tempo in tutte le direzioni. Qui appunto non più di livello di ordine di grandezza, appunto le sezioni d'urto sono di fatto delle superfici, vengono misurate in bar, il simbolo B è un bar è uguale a 10 alla meno 28 metri quadri, quindi 100 metri quadri. E di fatto, come vedete, appunto, è il rapporto tra quello che viene diffuso e quanto nel fascio incidente. E di nuovo, appunto, giocando con la descrizione in termini di onde piane del fascio incidente, si calcola il flusso che è il quadrato di queste onde piane, quindi il numero di particelle. L'onda diffuso la descrive come un'onda sferica, che è caratterizzato da questo termine B, che mi dice appunto l'intensità di ognuna di queste onde sferiche, e da questo posso calcolare, facendone il quadrato, la quantità di radiazione diffusa in base a questo B, e facendo appunto tutta la matematica trovo che la sezione d'urto totale è infatti proporzionale al numero di particelle incidenti di 0 e di quadro che è appunto la capacità, la probabilità di fatto di creare un'onda piana in presenza scusate, di creare un'onda sferica in presenza di un'onda piana. E questo B ovviamente è dove tutti i segreti del nostro campione sono nascosti, perché chi è questo B? Questo B è una caratteristica del mio materiale, e proprio riuscendo a misurare questo B, la mia speranza è quella di riuscire ad avere informazioni sul materiale che sto investigando. Infatti si va al passo successivo. In realtà a me quello che mi interessa non è misurare l'intensità globale che viene diffusa, ma quello che posso fare in laboratorio, appunto arrivo in un fascio incidente e guardo nelle diverse direzioni quanta radiazione viene diffusa a un certo angolo, e questa viene appunto chiamata la sezione d'urto differenziale, che è il numero di particelle diffuse per unità di angolo solido, quindi angolo in due dimensioni, per un certo flusso incidente. E se rifaccio appunto tutta la matematica, mi viene fuori che la sezione d'urto differenziale appunto non è nient'altro che il quadrato di B, e quindi misurando la sezione d'urto differenziale io posso avere appunto accesso a questo B quadro. Quindi ricapitolando, un altro che io non ho, sul quale appunto ve l'ho introdotto, ma non ci sono entrato nel dettaglio perché avrebbe complicato ulteriormente la discussione. Alla fine io sono in grado di descrivere la mia sezione d'urto differenziali in termini di una costante che per gli elettroni si può calcolare, questo R0 al quadrato, questo B che appunto ha le dimensioni di una lunghezza, che viene appunto chiamato il raggio classico dell'elettrone, o la lunghezza di scattering Thomson, che appunto ha questo valore, come vedete è proporzionale alla carica elettrica, al quadrato della carica elettrica, inversamente proporzionale alla massa di riposo dell'elettrone per C quadro, quindi l'energia di riposo dell'elettrone, che è un'altra costante, perché la massa dell'elettrone è costante, C è costante, è costante, quindi R0 è una costante, ha questo valore di circa 3 in 10 a meno 5 angstrom. E se vi ricordate la prima lezione, questo qui appunto è il cosiddetto raggio classico dell'elettrone, che ha più o meno le stesse dimensioni del nucleo. Quindi questo si chiama raggio classico perché è un modo di
una quantità che è direttamente legata all'elettrone e che ha questa dimensione che è praticamente molto simile a quella del nucleo, ma in realtà è una costante che si deriva appunto dal calcolo dello scattering di Thomson. In realtà non è una quantità che fisicamente si può dimostrare è l'elettrone. Quello che è interessante è vedere che di fatto questo qua si può anche interpretare come un rapporto di E quadro su R0. E quadro su R0 potrebbe essere una misura della energia coulombiana media dell'elettrone diviso la sua massa di riposo, cioè E quadro su R0 diviso mc quadro. E appunto l'altro termine sul quale appunto non sono entrato nel dettaglio è il termine di polarizzazione. Quando facciamo appunto un processo di diffusione non ci dobbiamo scordare che il nostro fascio di raggi X può essere polarizzato o se non è polarizzato è descrivibile come la sovrapposizione di due stati di polarizzazione ortogonali fra essi, e un processo di scattering si può far vedere che è differente se avviene nel piano in cui la polarizzazione del fascio incidente è contenuta o nel piano perpendicolare. Quindi se io ho per esempio questa geometria qua in cui il mio fotone arriva con una polarizzazione perpendicolare al piano di scattering, vale a dire dove il piano dove viene prodotto il fotone in uscita, il termine di polarizzazione ha un valore che è sempre 1. Se è nel piano perpendicolare, il termine di polarizzazione va come il coseno quadro dell'angolo di scattering psi, che è teta meno 90 meno teta, e nel caso in cui il mio fascio incidente è in uno stato di polarizzazione non conosciuto, quindi se volete un fascio non polarizzato, quindi una sovrapposizione di termini uguali di termini di polarizzazione in una direzione e polarizzazione nell'altra, in questo caso si fa la media geometrica e viene fuori appunto questo risultato di un mezzo 1 per il coseno quadro di psi, dove psi appunto è l'angolo di scattering. Che succede se ci sono due di elettroni invece di uno? Quello che succede è appunto ripetere tutto il tipo di ragionamento che abbiamo fatto, non più per una sola sorgente, per un singolo elettrone, ma per più elettroni, quindi per esempio per due elettroni. Per fare cose semplici, uno comincia dicendo io conosco la posizione relativa di questi due elettroni, quindi ripeto il calcolo e mi rendo conto che il mio fascio di onde piane, fascio incidente di onde piane, in realtà se conosco la posizione di questi due elettroni, interagirà con i due elettroni a tempi diversi, dovuto al fatto che sono in posizioni diverse, e questo introduce una differenza di fase fra l'intensità del campo elettrico che al tempo t uguale 0 è vista dal primo elettrone e viene poi vista dal secondo elettrone a un tempo successivo, che è completamente determinato dalla posizione del secondo elettrone rispetto al primo R e dalla fase K del fascio di onde incidenti. E di nuovo ricostruendo lo scattering dal primo elettrone e dal secondo elettrone nella stessa direzione teta, si trova appunto che lo scattering di due elettroni, il primo nell'origine, mi riproduce quello che abbiamo visto prima, 2R0 quadro per il termine di polarizzazione che per ora fattorizziamo, più il termine dovuto allo scattering del secondo elettrone, che come vedete è ridotto di un termine coseno di Q più R, cioè lo scattering totale non è 1 più 1, ma è 1 più coseno di QR, dove questo QR è appunto il determinato unicamente dalla posizione del secondo elettrone e dal Q, che è la differenza fra la direzione del fascio incidente e la direzione del fascio di uscita. La definizione di Q è questa qua. Quindi arrivo in un fascio di fotoni
che si propaga nella direzione K, viene diffuso nella direzione K', quindi un angolo scatto lungo di 2 teta, e quindi Q è la differenza fra questi due vettori. Quindi, come vedete, sono perfettamente in grado di calcolarmi un caso di due elettroni, come l'intensità di scattering viene modificata. E, come potete vedere, questa qui è di nuovo una funzione oscillante, in funzione di Q, sarebbe questa, ok? Ma adesso in realtà io non so esattamente dove sta questo secondo elettrone. Gli elettroni negli atomi hanno delle posizioni che sono completamente indefinite. Però io so che ogni elettrone sta in una certa funzione d'onda che me ne descrive la sua distribuzione spaziale. Quindi, utilizzando l'informazione sulla funzione d'onda, io sono in grado di fare una media orientazionale di questo elettrone che fa sì che appunto questo termine di interferenza è descritto da questa funzione seno di QR su QR, che come vedete a Q molto bassi vale a 1, cioè a Q molto bassi sono in condizioni in cui praticamente il segnale di scattering dei due elettroni si somma, e quindi ho questa intensità 4, perché poi quando io la sommo in modo coerente mi faccio il quadrato 1 più 1 al quadrato fa 4, ma come io mi sposto a angoli di scattering sempre più grandi, quindi valori di Q sempre più elevati, vedo che rimane un termine oscillante, ma questo termine oscillante comincia a decrescere fino ad attestarsi poi a alti Q verso il valore di 2, in cui di fatto i due elettroni appunto contribuiscono la metà al segnale, quindi la somma al quadrato mi dà il fattore 2. E naturalmente da tutto ciò posso di nuovo estrapolare il processo a un numero infinito di elettroni, e quello che scopro è che appunto se ho una distribuzione casuale di elettroni, la funzione di scattering si ottiene effettuando una somma coerente di tutti questi fattori di fase di un elettrone rispetto all'altro, e poi facendone una media nello spazio appropriata al sistema che ho. Allora, vedete qua che è una cosa molto, molto, molto simpatica, perché appunto io ho queste funzioni di onda sferica che mi vanno giù uno su Rn per ogni elettrone in posizione Rn. A questo punto, questo Rn che mi descrive a un certo tempo la posizione dei miei n elettroni, ogni elettrone avrà il suo Rn, io lo posso rompere in due termini, R0 più Rn, dove R0 per esempio è la coordinata dell'atomo, e tutti questi vari elettroni io li riferisco all'atomo a cui appartengono questi elettroni. Quindi io posso fattorizzare questo IQR0, tirarlo fuori, e fare questa somma su tutti gli elettroni all'interno di un atomo. Somma che io so fare perché questo Rn in realtà mi descrive la posizione nel tempo di un elettrone che è in una certa funzione d'onda. Quindi ho tutte le informazioni della fisica atomica che mi descrive tutti i differenti elettroni all'interno di un atomo con una funzione d'onda che è caratteristica di quell'atomo e di quel livello nell'atomo. Io sono perfettamente in grado, con un buon computer, ma anche a mano in certi casi, di fare una valutazione molto precisa di questi fattori di fase, di sommarli e di calcolarli. E posso mettere in evidenza questo fattore QR0 che mi descrive la posizione degli atomi. Ora, se uno conosce un po' la matematica, qui è un passaggio fondamentale, perché a questo punto se io continuo a estrapolare comincio a dire: ah, ma che succede se ho tanti elettroni in tanti atomi? Allora, per ogni atomo dovrò fare lo stesso tipo di processo, e per ogni fattore di un certo atomo, somma di tutti questi fattori di fase di un certo atomo, questo numero sarà pesato da questo fattore di fase, che a questo punto dipende unicamente dalle coordinate dell'atomo. Quindi se io ho tanti atomi, e questi atomi per esempio sono in un cristallo, quindi so dove sono, comincio ad avere una somma coerente di tutti questi fattori di fase atomici moltiplicati per un fattore di fase degli elettroni all'interno di un atomo, che so calcolare e so che è caratteristico di ogni atomo.
Quindi praticamente questo fattore di fase comincia a diventare un qualche cosa specifico di un atomo, e questo fattore di fase è un fattore specifico della struttura. Allora, vedete l'interesse di tutto questo trattamento che mi permette di cominciare a calcolare quel famoso B per un certo atomo e questi fattori di fase riuscire a collegarli alla struttura, alla posizione degli atomi all'interno di un sistema. Quindi cominciamo a vedere la luce di come utilizzando la radiazione elettromagnetica e facendola diffondere dagli elettroni negli atomi, io comincio ad avere delle informazioni che sono caratteristiche del numero di atomi e delle funzioni d'onda degli elettroni all'interno di quell'atomo e caratteristiche appunto del modo in cui differenti atomi sono posizionati uno rispetto all'altro nel mio sistema.